Ehi là tutti raga e benvenuti sul canale di Pokesciani. Quest'oggi ragazzi sarà un'apertura fantastica con questo Pikachu in primo piano perché vi porterò all'apertura di ben 10 ovetti della Furuta. Allora vi dico già, vi faccio vedere intanto il pacchetto, in questo caso lo scatolino che è uguale per tutti. Vi dico già che le sorprese che troverò doppie saranno solo vendita. Non saranno in scambio e vi dico già, ma non voglio parole troppo e poco perché ragazzi, queste uova costano un botto. Andatevelo a vedere quanto costano. Vedete quanto costano le sorprese singole e metteteci le spese di spedizione, le spese di dogana che io non metto ovviamente come aggiunta al prezzo delle sorprese e avete la possibilità di scegliervela. Cioè, queste uova voi magari mi mancano uno o due personaggi, dovete spendere 70-80 euro e poi magari neanche lo trovate. Per cui ogni sorpresa, ragazzi, costerà 10 euro più le spese di spedizione. Quindi 5 euro per la raccomandata e 3 euro per la posta prioritaria, che è a vostro pericolo, perché la prioritaria voi sapete che non c'è. Quindi ogni sorpresa costa 10 euro per chi vuole comprare. Cosa vi volevo dire? Allora, la confezione si presenta così. Adesso, poi vi porterò anche altre serie. Ora mi allontano un attimo perché ho il piatto per il cioccolato, quindi. Ok. Fatemelo poi un attimo. Ragazzi, non monterò le sorprese perché le voglio tenere buone sia per me sia per la vendita, perché tanto. Se non le comprate qui vi do un'occasione a voi, ma altrimenti le rivendo immediatamente su eBay perché su eBay me le stanno richiedendo a manetta. Quindi vi faccio adesso il fogliettino illustrativo per farvi vedere cosa troviamo. Allora, vi faccio vedere l'interno. Questo qui sicuramente è Latios. Eccolo qui. Allora, Latios, io già ce l'ho ripetuto, ce l'ho già, quindi per chi volesse questo qua è in vendita. Lo rimetto di nuovo nel suo contenitore, altrimenti andrà direttamente su eBay. Andiamo avanti. Ed è questa serie qui, ve lo dico perché sono altre serie per quelli che non variano di molto, i Pokémon sono quasi tutti simili, tranne due o tre che cambiano. Per esempio in un'altra serie c'è Latias, invece che Latios, c'è Raichu che in questa serie non c'è, quindi diciamo ci sono queste piccole differenze, ma il resto dei Pokémon. Vi faccio vedere anche la checklist, che non ve l'ho fatta vedere perché ce l'ho da parte dove mi sto segnando quelli che c'ho e quelli che non c'ho. Eccola qui. Questi sono tutti i personaggi e poi c'è il personaggio segreto, che ovviamente il personaggio secret, se dovessi trovarlo, ripetuto, sicuramente costerà più di 10 euro, quello è ovvio. Andiamo avanti. Oddio, non mi ricordo come si chiama questo Pokémon. Se lo ricordate, ditemelo perché io questo non ce l'ho, quindi questo per il momento non è ripetuto. Fatemelo mettere da parte. Ok, questo qui. Benissimo. Proseguiamo. Devo andare un po' più veloce perché sennò me ne riesco a aprire solo pochi. Ne vorrei aprire 10, ma non so se ce la faccio. Al massimo faccio un'altra parte. Scusatemi, ma devo togliere sempre il cioccolato che rimane intorno. Ah, questo è grosso. No, questo è Gengaruzzo. Ehi, bellissimo Gengar. Che non ho ovviamente. Però sicuramente in tutti quelli che apriremo, ahimè, troveremo una marea di ripetute. È buon per voi o per chi compra sul mio account eBay.
proseguiamo ancora. Per chi vuole posso anche mandare lo scatolo, però ragazzi lo devo mandare appiattito, perché non posso mettere in una busta lo scatolino così, ovviamente. Andiamo avanti. Guardate chi c'è, il nostro nuovo amichetto, sì, Zygarde, bellissimo, come vedete sono le nuove serie, perché questo è uno dei nuovi Pokémon. Non ci fate caso se ogni tanto mi allontano, perché poso da un'altra parte le uova, le sorprese che non ho. Posso venderle anche insieme, se ne volete più di uno, ovviamente. E il costo, ragazzi, aumenta della raccomandata di 1 euro per oggetto. Quindi ogni sorpresa in più che chiedete sono 5 euro, normale la raccomandata. E poi, se comprate 2 oggetti, aggiungiamo 2 euro, cioè 1 euro a sorpresa in più. Qua ci abbiamo il nostro Espeon, anche questo ragazzi ce l'ho, quindi questa è in vendita. Poi andiamo avanti, lo faccio mentre lo spacco, perché voglio, anzi vediamo se riesco a non fare danni. Ah vabbè, allora ragazzi, il cioccolato fa veramente cagare, eh? Io non lo assaggio perché, ma no, proprio no, non vi perdete niente, insomma. Che cos'è questa cosa enorme? Vediamo insieme. Oh, scusate, ho mosso la videocamera. Lucario, ovviamente non avevo. Mettiamolo da parte, proseguiamo. Intanto ve l'ho fatto vedere come si apre l'ovetto, quindi fatemelo mettere qui nel piatto, dove ci sono le altre uova, perché sennò sporco tutto il mescoccio. Fatemelo un attimo pulire. Vediamo cosa esce. No, vabbè, bellissimo. Guardatelo. Guarda. Cioè, è un qualcosa di sensazionale. No, vabbè. Troppo bello. Troppo belle, costano, ragazzi, perché costano un botto. Questi ovetti, queste cose, però ne vale la pena. Vediamo se ce la faccio, perché al momento questo è l'ottavo uovo che vado ad aprire. Vediamo un po'. Questo chi sarà? Ah, di nuovo Lucario. Quindi anche Lucario è ripetuto. Ultimo uovo, quindi ne apriamo 9. Per cui ripeto, sono Lucario, Latios e l'altro non me lo ricordo. Vabbè, ve lo vedete nel video, l'ho detto quali sono i ripetuti e quali no. Ecco qui l'ultimo, Pikachu non ce l'ho. Bellissimo. Perfetto ragazzi, allora con queste 9 uova chiudiamo questo video e ovviamente vi porterò altre aperture anche di altre serie di uova. Per la vendita contattatevi in privato. Ciao ragazzi!